Buongiorno a tutti care amiche e cari amici, ben ritrovati nel vivaio Le Georgiche. Oggi volevo parlarvi brevemente, perché si tratta di un argomento veramente molto ampio, un po' in generale delle rose, un fiore fantastico che in questo mese di maggio sicuramente si esprime al meglio. La rosa è una pianta molto antica, magari parleremo con calma in un altro momento delle sue origini veramente interessanti. Per semplificare un pochino l'argomento, possiamo suddividere il mondo delle rose in alcune macrofamiglie. In particolare le principali, a mio avviso, che oggi vi presento sono le rose a cespuglio o grande fiore, le rose tappezzanti, dette anche paesaggistiche, e le rose rampicanti. Le rose a cespuglio sono una grande famiglia di rose che si caratterizzano per un'altezza che va dai 50 cm fino a maturità, spesso anche sui 2 metri. Possiamo ad esempio passare da un fiore un pochino più classico a tinta unita come nella rosa paprika a fiori con colorazioni più complesse e spettacolari come ad esempio nella Paul Gauguin della linea rose degli impressionisti di Del Bard. Ancora abbiamo dei fiori molto particolari, ad esempio su alcune rose inglesi. Questa ad esempio è una rosa che fa parte della gamma di David Austin, un ibridatore inglese, e si chiama Chapter Isle. Queste rose possono essere impiegate sia in bordure fiorite sia come esemplari isolati, e stanno bene sicuramente in pieno sole, ma riescono a fiorire anche a mezz'ombra. Come potete vedere dallo sfondo del nostro vivaio dietro di me, il numero di queste rose è veramente impressionante e le potete trovare tutte sul nostro negozio online. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento in cui parleremo brevemente delle rose paesaggistiche e delle rose rampicanti. E vi saluto dai vivai Le Georgiche e vi invito a visitare il nostro sito www.venditapianteonline.it. Grazie e a presto!